Buongiorno a tutti. Noi abbiamo voluto fortemente questa conferenza stampa di oggi perché il dottor Federighi ha mantenuto per tutto questo tempo un silenzio stampa encomiabile, dal momento in cui si è autosospeso da ogni attività politica e con, direi, un atto di grande responsabilità, ha atteso con la massima fiducia della magistratura e la conclusione di quelle che sono state le sue avventure giudiziarie. Il procedimento noto a Terni come Bollettopoli si è concluso nel modo migliore, si è concluso accertando che il dottor Federichi non aveva e non ha alcun debito con il comune di Terni. Il processo Meraclon, sul quale il collega sarà più preciso, si è ugualmente concluso dimostrando la totale estraneità ai fatti del dottor Federichi. E si è quindi intrapreso finalmente un percorso che lascia intravedere la luce. Lascia intravedere la luce perché la definizione di quello che sarà l'aspetto delicato, ovviamente, della rilevata incostituzionalità della decadenza comporterà poi delle scelte sulle quali, meglio di me saprà dire il dottor Federichi, che ovviamente consentiranno poi di fare dei ragionamenti totalmente diversi su quanto è avvenuto fino ad oggi. Avvocato Capri, allora questa questione della Meraclon, come mai si è aspettati 8 anni? Sì, perché soltanto il 4 giugno è stata accolta un'eccezione difensiva davanti al Tribunale di Terni in sezione collegiale di omessa notifica degli atti del processo, del procedimento e del processo al dottor Federighi. Questo ha consentito la regressione nella fase delle indagini preliminari e quindi di poter chiarire immediatamente con la Procura della Repubblica la posizione stessa in relazione alle formulazioni dei capi di imputazione di bancarotta che sono venute fuori da ultimo, quindi dal 2013 in poi, e per cui vi è tuttora il processo pendente. Con poche battute, il dottor Federighi, nell'ambito della Meraclon, è stato direttore generale per 5 mesi con un contratto decorrente dal 4 febbraio 2011, non aveva quindi alcuna delega in carico operativo, quindi non poteva assolutamente avere alcun potere gestorio, nemmeno delegato nell'ambito del gruppo Meraclon, e soprattutto i fatti di bancarotta per cui oggi c'è appunto il processo sono tutti temporalmente collocabili nel periodo precedente all'ingresso in Meraclon del dottor Federichi. Grazie alla Procura che è stata sensibile a questo punto di vista, noi abbiamo potuto chiarire questi aspetti che hanno portato all'archiviazione della posizione previo straccio con decreto del GIP del 23 settembre 2019. Dottor Federighi, allora cosa farà adesso? Continuerò il percorso. Io ritengo che quello che hanno illustrato i miei avvocati, a cui colgo l'occasione di esternare il mio ringraziamento non solo tecnico, ma anche personale umano, continuerò il percorso, un percorso che è iniziato con l'autosospensione che io mi sono imposto nel momento in cui è stata votata la mia decadenza da consigliere comunale. Perché è un percorso a tappe, le cui prime vi abbiamo già illustrato, che devono portare alla definitiva chiarificazione della mia posizione e al rientro in consiglio comunale. Quindi il mio obiettivo è rientrare in consiglio comunale. Lo farò attraverso i fatti, come ho chiarito la questione Bollettopoli, come ho chiarito la questione Meraclon, chiarirò anche la questione sulla mia decadenza. Approfitto dell'occasione per esternare il mio ringraziamento al sindaco, al consiglio comunale, al presidente del consiglio comunale per la sobrietà con la quale hanno affrontato una delicata questione, che io avrei affrontato diversamente, ma questa è una sensibilità assolutamente personale e soggettiva. Vorrei concludere questa mia breve intervista dicendovi che io perseguo la ricerca della verità. La perseguo perché la verità vive molto più a lungo delle bugie. Grazie.